grande passione per i motori e di grande passione per il ciclismo, e questa passione la si può vedere e toccare con mano domenica prossima, 24 maggio, con la 9 Colli, grande manifestazione granfondistica dove 13.000 appassionati prenderanno parte a questa manifestazione. 50 di questi appassionati, questi 13.000, sono partiti domenica scorsa da Pompei e arriveranno a Cesenatico in 5 tappe, circa 800 km, ed è la settima edizione in cui il gruppo ciclistico Pompei-Cesenatico appunto compie questa traversata da sud a nord per arrivare a Cesenatico per poi partecipare alla Gran Fondo. Una sorta di gemellaggio proprio nel segno del ciclismo, dalla Santuario di Pompei a Cesenatico, abbiamo detto 5 tappe, sono comunque 800 km. 800 km circa, mentre qui il vantaggio reale 2 minuti e 30 in presa diretta appunto dei 5 che stanno guidando la corsa nei confronti del gruppo, anche il gruppo è transitato al traguardo volante. Ricordiamo che al traguardo volante ci sono in palio gli abbuoni, i secondi per i primi 3, 2, 1, ma ci sono anche punti che potrebbero risultare decisivi per la classifica della maglia rossa, la maglia a punti che adesso è sulle spalle di Elia Viviani. Si poteva pensare anche che qualcuno dei velocisti, gli uomini che puntano alla maglia rossa, andasse a fare lo sprint, perché al traguardo volante il grosso dei punti chiaramente è al traguardo. Quella di oggi è una tappa di categoria A, dunque per le tappe di questa categoria al traguardo volante ci sono punti per i primi 8, dunque teoricamente il sesto, il settimo e l'ottavo avrebbero potuto prendere qualcosa. E sono soprattutto Elia Viviani e Giacomo Nizzolo che si sono impegnati anche per i piazzamenti di rincalzo e traguardi volanti, ma oggi, siccome si impegneranno al traguardo qui di Forlì, hanno pensato bene di non andare a sprecare energie per andare a sprintare per la sesta al posizione. Massimo avrebbero preso 3 punti. Esatto, e quindi stanno concentrando tutte le loro energie fisiche e nervose per il traguardo importante di Forlì. E hanno fatto bene, perché categoria al traguardo di punti in palio ce ne sono 50, quindi a chi vince 50 punti ce ne sono tanti. Maglia rossa, classifica della maglia rossa che viene al comando Elia Viviani con 78 punti contro i 75, bellissimo testa a testa, di Andrei Greiper. Poi a quota 60 Marco Bandiera, a quota 50 Diego Ulissi, 47 per Giacomo Nizzolo. Tra l'altro Elia Viviani che abbiamo incontrato domenica scorsa lungo il nostro trasferimento verso le Marche in un'area di servizio, ci ha confermato che punta a terminare il giro e a portare a Milano la maglia rossa di leader della classifica punti, confidando anche nelle sue previsioni che Andrei Greiper dovrebbe a un certo punto decidere di ritirarsi perché poi dovrà affrontare anche il tour. Queste sono le previsioni di Elia Viviani, sempre molto determinate. Primislav Niemec, questo è l'uomo di classifica della Lampre Merida, sta facendo lui adesso il pieno di borracce dall'ammiraglia della Lampre con Orlando Maini. Dei 50 ciclisti che da Pompei stanno arrivando a Cesenatico, sono la loro terza giornata, da segnalare l'occasione anche per salutarlo, probabilmente non ci sta ascoltando perché sta pedalando, il campione olimpico di Tokyo 64, Angelo Damiano, un campione olimpico nel tandem in coppia con Sergio Bianchetto, quindi l'occasione per salutarlo. Tra di loro per la prima volta nelle 7 edizioni anche una donna, Piera, avvocato Piera Di Stefano. Auguri, buone pedalate, arrivate giovedì a Cesenatico. Ricordatevi che poi domenica se la fa la Gran Fondo, una bella fatica, divertente, bella, emozionante, il ritorno dovrebbe essere con mezzo motorizzato. Non è il ritorno che ci ha fatto, ci sta che vorrei anche intanto noi torniamo in corsa, torniamo da Andrea De Luca, ammiraglia 3.